Buongiorno a tutti dalla Camera, dove in pochi minuti proviamo a spiegare perché Speranza deve andarsene, cioè in realtà servirebbe praticamente una monografia per spiegare i motivi per i quali Speranza dovrebbe andarsene, ma proveremo a farlo in pochi passaggi che aggiungono elementi nuovi rispetto a quelli che già sappiamo. Partiamo dalla lettura di un documento che in realtà avreste già visto probabilmente, un documento, vedete, che risale al 15 settembre del 2017, inerente un appunto per il ministro del tempo è Beatrice Lorenzin, sempre di centrosinistra, perché è soprattutto il centrosinistra che ha delle responsabilità, anzi Marcello Gemmato direi che è solo il centrosinistra che ha delle responsabilità. Certo, è chiaro ed evidente, hanno gestito la sanità negli ultimi 11 anni nei quali è stato destrutturato di 36 Tutto. Miliardi il Tutto. Sistema sanitario nazionale. E quindi questo appunto, potete vedere, è un appunto con cui si dice che va aggiornato il piano pandemico. Da chi viene fatto questo appunto? Dal dottor Raniero Guerra. Vedete, aggiornamento piano pandemico, dice che l'influenza pandemica non è una minaccia teorica, è una minaccia ricorrente, e poi scrive in questo appunto del 2017 che alla luce di questi sviluppi si è posta quindi la necessità di predisporre un nuovo piano nazionale di preparazione e risposta per la pandemia influenzale. A quel punto voi direte, Raniero Guerra, che è il direttore, avrà fatto il piano. No, se n'è andato perché proprio in quei giorni lui scade e quindi dice, caro Lorenzin, fallo tu. Io sono qua dal 2013, ma non l'ho fatto. Da quando è che diventa obbligatorio l'aggiornamento del piano pandemico ai sensi della normativa europea? Dal 2013, per la precisione dall'ottobre 2013. Quindi lui arriva quando diventa obbligatorio, non fa assolutamente niente e quando va via dice alla Lorenzin, tiè, aggiornatelo. Per noi questa è una responsabilità evidentemente gravissima, ma questo già lo sapevamo. Cos'è che non sapevamo? Non sapevamo il fatto che il giorno, cioè lo sapevamo, ma vi voglio far vedere questa cosa, il giorno 30 gennaio del 2020 il ministro Speranza, vedete, realizza un'informativa urgente con cui viene reso edotto il Parlamento di cosa? Noi siamo in costante collegamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Alla riunione della nostra Task Force 27 gennaio ha partecipato l'assistente direttore generale Raniero Guerra, che ha dichiarato tra i paesi occidentali l'Italia è la più fornita e la più attenta. Avete capito bene, no? Il ministro che diceva che aveva dei rapporti così un po' formali, in realtà cita nel suo intervento qui alla Camera, noi siamo alla Camera, Raniero Guerra, che è quello che ha fatto ritirare il famoso piano, il famoso report segreto di cui ormai parla tutto il mondo sbeffeggiando l'Italia. Ma non è questa la cosa più grave, voi direte già questo basta, sì è vero, avanza pure, ma c'è ancora di più grave. Allora, noi abbiamo appena visto che il ministro Speranza, qui, in queste aule, dice che il 27 gennaio Raniero Guerra lo aveva incontrato nella task force. L'informativa è del 30 di gennaio. Ebbene, guardate che cosa veniva detto dal dottor Giuseppe Ippolito in data 29 gennaio, quindi il giorno prima che Speranza entri qua dentro, calchi questi pavimenti, entri dentro l'aula, dice il buon Giuseppe Ippolito, riguardo a definizione di procedure omogenee, consiglia di riferirsi alle metodologie del piano pandemico di cui l'Italia è dotata e di adeguarle alle linee guida appena rese pubbliche dall'OMS. Che cos'è la task force? La task force ce lo dice il ministero stesso. Noi abbiamo fatto, Marcello ed io, un accesso agli atti in cui diciamo scusate, ci potete dare i verbali a task force? E loro ci dicono no, perché è un tavolo, vedete, è un tavolo di consultazione informale del ministro, non del ministero, del ministro. Quindi Ippolito è andato a dire queste cose non al ministero, è andato a dirla al ministro, dico bene Marcello, al ministro sì, è andato sì, a dirlo. Ha detto al ministro ed è evidente dalle carte. E che cosa fa a quel punto il buon Speranza? Dà ragione a Ippolito che dice attiviamo il piano pandemico o dà ragione a Raniero Guerra che dice siamo pronti così, non c'è bisogno di far nulla, anzi siamo il top del top, e che lui doveva aggiornare il piano pandemico. Lui, l'abbiamo appena visto, è lui che fa questa nota con cui dice bisogna aggiornare il piano pandemico. Ripercorriamo i fatti. A settembre del 2017 Raniero Guerra dice il piano pandemico va aggiornato. Il 22 di gennaio 2020 Speranza inaugura una task force, invita il dottor Raniero Guerra, lo dice lui, atti ufficiali della Camera. Il 27 gennaio Raniero Guerra dice no, siamo pronti, certo, andava aggiornato il piano che tu non avevi aggiornato.
Il dottor Giuseppe Uppolito il 29 dice: no ragazzi, guardate che qua il piano va aggiornato, perché la situazione non è assolutamente pronta. E che cosa fa Speranza? Dà ragione a Ippolito, che dice dobbiamo aggiornare il piano, o dà ragione a Ranieri Guerra, che dice che va tutto bene? Dà ragione a Ranieri Guerra. Questo è uno dei tanti motivi per i quali il ministro Speranza va sfiduciato. Speriamo che tutti se ne ricordino, anche magari chi fino a ieri chiedeva le dimissioni e oggi magari è un po' più morbido.